Ciao ragazzi, qui Matt, oggi parliamo di Pokémon. Ho deciso di prendere una pausa da evoluzioni etere perché davvero uscivano fuori i bestemmioni. Quindi oggi apriremo Kanto e la collezione torneo premium di Mary. Direi di cominciare da Kanto, dove ho già aperto 5 tin, ma ne rimangono 5 che completano la collezione. Abbiamo Vulpix e Pikachu, Dragonite, Mewtwo, Mew e Psyduck, super pazzo, e la migliore che è quella di Charizard. Direi di cominciare da quella di Mew. La prima cosa da dire è che sono veramente belline da vedersi, sono belline. Apriamo quella di Mew e vediamo cosa c'è dentro. Eccola qua. E abbiamo l'immagine, insomma, completa. Adesso andremo a vedere all'interno, io l'ho già visto nelle altre che ho aperto. Abbiamo la monetina di Ninetales, sempre questa, quindi vedrete sempre questa. Poi abbiamo Sole e Luna, Guardiani Nascenti e Ombre Infuocate, sono tutte identiche. E qui abbiamo la prima carta che andrà a insieme alle altre andrà a definire, insomma, l'immagine. Troveremo qualcosa oggi? Chi lo sa, vediamo subito. Cutiefly, Dynamo, Duskull, Stuffall, Energia, Sidra, mai vista, Plumiera, Lunatone, Rhyhorn, Reverse e Electivire. La più carina è Rhyhorn, sinceramente. E apriamo Sole e Luna col Tapu Koko. Abbiamo un Gligar. Aspettate che la ripresa qua sta venendo veramente una merda. Gligar, Stuffall, Energia, Metang, Benda Scelta, Spezzacampo, Petlil e Gotitelle. Cioè hanno dei nomi veramente... Gotitelle. Mai visto questo Pokémon. Queste tin, se non sbaglio, sono del 2019. Sì, 2019. Ed eccola qua. Il Charizard, la carta più bella che troveremo oggi, probabilmente. Le solite bustine, Guardiani Nascenti, Ombre Infuocate e la solita monetina inutile. Cominciamo da Sole e Luna. Pam! Vanillite, Murkrow, Salandit, Nosepass, Tailow, Energia, Altare Lunare, Machoke, carina, Gliscor, Beowulf, bellina in questo artwork reverse, mi piace. E Oricorio, Oricorio, mamma mia quanto sei brutto col tuo pugno Cheerdance. E andiamo con Ombre Infuocate. Fatemi sapere se anche voi avete aperto queste tin, se avete trovato qualcosa, se siete rimasti delusi. Mudbray, Rattata, Panpour, Caterpie, Porygon, Energia, Dusclops, Charmeleon, bellina questa, bellina, ce l'ho anche reverse, è ancora più carina, mi piace. Spray attacca brighe, Po e Vileplume. Ragazzi, questo Vileplume è molto carino, molto carino, mi piace l'olografico e mi è sempre piaciuto come Pokémon, mi piace un sacco, molto bella. Sa quale monetina ci proporrà? Beh, Ombre Infuocate con Ho-Ho, mi piace. Monetina solita. Ok. Codicino. Gotita, Castplorm, Tentacool, Clarify, Litwick, Energia, Lotteria Energia, Machoke di nuovo, Glalie, Tentacruel, carino, mi piace anche questa, mi piace l'artwork, e Lilligant. Apriamo Ho-Ho. Mi piacciono di più. Ci sarà una V, una VMAX, un qualcosa, insomma, in queste bustine, lo scopriremo presto. Wow, Orsi, Energia, carina, e Azumarill, mi piace anche questa. Fosse stata Holo, mi sarebbe piaciuta di più, onestamente, ovviamente. Mewtwo, Dragonite,
Eccolo qua. E la solita monetina. Crocant, Finsir, la stessa di prima. Magikarp, Mudbray, Rattata di Alola, Energia, Ciceria, Montelana Achila, Testimone della Speranza, Ralts, che carta strana, Assorbi Bacio, cos'è il Pokémon dell'amore? Ci può stare. Turtunator, Tapu Koko, ci porterà bene? Vediamo subito. Vediamo subito, ragazzi. 4 tin, non abbiamo pullato niente. Codicino. Le carte sono dritte, porterà bene. Abbiamo il Pancham, Snorunt, Clastform, Banilite, Mulquar, Energia, Vimishkot. Allora ragazzi, o sono io o i nomi sono veramente complicati. Mereni, Hala, Lunala, già trovata. Tra l'altro si continuano a ripetere, cioè le carte ragazzi nei box si ripetono. Molte di queste mi sembra di averle viste anche in evoluzione etere, non sono esperto ma insomma... E Machamp, Machamp molto bellina comunque, molto bellina, mi piace. L'abbiamo trovata non olografica, olografica è tutta un'altra cosa. Carina, davvero bellina. Apriamo l'ultima. Dai Mewtwo, dai. Portaci bene. Monetina sempre al solito. E qui completiamo. Tac, tac, tac. Tac, tac. Eccolo qua ragazzi, eccolo qua. Cioè guardate che contenuto. Ma chi ve lo porta un contenuto del genere? Tutti. Però anch'io. Ecco qui l'artwork. Ok, ci sarà qualcosa qua dentro. Ci sarà qualcosa. Almeno una, cioè non è che uno dice, non è che uno dice ne voglio una in ogni pack. No. Abbiamo il Pinsir, il Magikarp, Rattata di Alola, Vileplume, Ninetales di Alola, Energia, Knockdown, Knockdown, Semisage, Electric, e questo sono sicuro che c'era anche in evoluzione etere. Togedemaru, carina. Electivire l'abbiamo già trovato, non... Ah, l'ultimo. L'avevamo già trovato, non era reversa, insomma. Eccola qua. E l'ultima, riesco anche ad aprirla. Hopla. Markrow, Sandit, Nosepass, Tailow, Rockruff, Energia, Zona Protetta, Ala, Sudowoodo, Sandshrew di Alola, carino, mi piace, e Oricorio, zero, niente. Che dire, delle team di Kanto mi piace che costano poco, perché io le ho pagate 10 euro l'una, grazie al mio fornitore, mi piace che, insomma, una bustina alla fine la trovi a 5 euro, perlomeno con 10 euro hai due bustine, la monetina, insomma, la carta speciale, e hai anche la scatoletta che è davvero carina, soprattutto per i bambini. Quindi tutto sommato sono soddisfatto, ovviamente non abbiamo trovato niente, quindi soddisfatto fino a un certo punto, ma davvero le tin sono veramente bellissime. Avrei voluto le carte più simili alle tin, e vabbè. Ma ora apriamo la cosa più interessante per me di oggi, che è questo box collezione torneo premium di Mary. Ecco qua, e cominciamo con le bustine, eccole qui, eccole qui. Belline, insomma, da ragazza, 2021 Pokémon. Belline, mi piacciono. Abbiamo la monetina. 6 dadi che utilizzeremo, non credo proprio. Altre due monetine, insomma, carine. E eccole qua, ragazzi. Cioè, questo box si ripaga con queste carte, fondamentalmente. Io questa bustina non avrei voluto aprirla, perché insomma mi piace conservarle chiuse, ma per voi la apro in questo istante, non è un problema. Vogliamo vedere cosa c'è all'interno, perché c'è più di una carta. Ok, cerchiamo di non rovinarle perlomeno. Ok, qui abbiamo il codicino che vi regalo come sempre. E... bellissima, davvero molto molto bella. Sbrilluccica. È una carta promo ovviamente di Mary, molto bella. E la mettiamo qua. Abbiamo quest'altra carta promo, sempre olografica, che corrisponde perfettamente al disegno sul pack. Molto bella, con questa scritta che non so cosa voglia dire. Sempre una promo, bella, bellina, mi piace.
Ne abbiamo un'altra incredibilmente uguale. Vabbè, e a questo punto penso che anche l'altra sia uguale. Perfetto ragazzi, anche l'altra è uguale. Evviva! Ma sotto c'è qualcos'altro? O sono io? No, sono io, perfetto. Benissimo ragazzi. E ora vediamo cosa c'è qui dentro. Ci dovrebbero essere 7 bustine. Oh, carino. Carino questo per, come portacarte. C'è anche insomma lo strap. Ok, vediamo cosa troviamo all'interno. Troviamo fiamme oscure, 2 pacchetti, voltaggio sfolgorante, 2 pacchetti, regno glaciale, 3 pacchetti. Mi piacciono quelli di fiamme oscure, dove c'è anche il Charizard tra l'altro, e quelle di voltaggio sfolgorante, dove c'è il Pikachu. Quelle di regno glaciale abbiamo l'artwork dei leggendari, mi piace l'artwork, non mi piace tanto regno glaciale perché anche lì ho avuto brutte esperienze, devo dire, e direi partire proprio da qui. Partiamo dallo Zapdos, che è l'unica carta che in evoluzione etere non abbiamo trovato come leggendario. Codicino. C'è qualcosa, incredibile grafta ragazzi, siamo partiti col piede giusto, già mi dà soddisfazioni questo box. Cast Form, Shuffit, Rockruff, Atena, Spiel, Energia, Collina da Inalbero, Rotolo dei Cieli Colpo Rapido, Agatha, Cristallo di Bruma e, incredibile, abbiamo una bella carta. Abbiamo una bella carta. La 192 di 198. Tania! Mamma mia! Non me lo sarei mai aspettato, ragazzi. Quanto è bella Tania. Mi piace. Mi piace. Allenatore Tania. Perfetto. E la mettiamo insieme a Mary. Due allenatori. Incredibile. Continuiamo col Moltres. Vediamo se anche qui ci sarà qualcosa. Codicino. 1, 2, 3, 4. Ladybug, Cast Form. Un altro Cast Form. Perché è diverso? Perché è diverso? Perché questo è forma sole. Yamask di Galar, Swirlix, Energia, Energia Impatto, mi piace, Colpo Rapido, Cimitero Antico, Ledian, Catlina, un altro allenatore, incredibile, ce l'ho già, mi era già uscito, e Scolipede. Dai Articuno, portaci bene. Hopla. Heracross, tra l'altro carino, colpo rapido, mi piace l'artwork. Opla. Ralts, Owlish, Cast Form un altro, Weedle, Energia, Melania, Narciso, Drizzle, un'altra allenatore mai trovata prima, Sofora, oggi è il giorno degli allenatori, e Slowking di Galar, che l'avevo già trovato, bellino. Fiamme oscure, lo lascio per l'ultimo. Cominciamo con voltaggio sfolgorante. Troveremo il Pikachu. Se trovo il Pikachu, ragazzi, ribalto la fotocamera. Cominciamo con questo. Dai, una sculata ogni tanto ci può stare. Allora, codicino 1, 2, 3, 4. Non gratta, perfetto. C'è qualcosa? Wolimer, Sandile, Riolu, Ferroseed, Duskull, Energia lavaggio, Swallow, Galvantula, Shaymin, che mi piace, è bellina questa carta, mi piace. Vediamo se sotto ho indovinato. No, non c'è niente in realtà. Lugia però, bellina questa di Lugia, mi mancava, mi piace. Dai però, bella. Ed è qui che dobbiamo trovare qualcosa, è qui che la nostra speranza del Pikachu, dai. Codicino 1, 2, 3, 4. Questa carta è strana. 1, 2, 3, 4. Perché gratta questa? Qui c'è qualcosa di particolare, suppongo, ragazzi. Oshawott, Dribblur, Dedenne, Ferroseed, Skiddo, Energia aromatica,
Stuntfisk, Delmise, Zamazenta! Zamazenta bellissima! Bellissima, ragazzi! Ma quanto è bella! Ma quanto è bella! Bellissima, troppo contento! Wow! E Zamazenta! Cioè, ragazzi, niente male. Fatemi sapere nei commenti se vi piace. Ok, il primo box che mi ha dato soddisfazioni è proprio Mary. Non me lo sarei mai aspettato. Continuiamo con Fiamme Oscure. Insomma, qui davvero è un set troppo bello. Anche solo trovarne una mi piacerebbe. Mi piacerebbe, speriamo di trovarla. Una carina. Davvero sarei troppo soddisfatto. Ok. Codicino 1, 2, 3, 4. Mi sembra che c'è qualcosa. Mi sembra che c'è qualcosa. Ragazzi, incredibile. Incredibile. Gira una volta tanto. Gira Grimer, Larvitar, Shelmet, Nikit, Gotita, Energia, Klang, Vanillish, Semisage. Abbiamo un Sinotic che non avevo mai visto e comunque è carina. Ma qua sotto abbiamo la 20 di 189, che è una VMAX tra l'altro. Oh mio Dio, ragazzi. Oh mio Dio. Abbiamo Charizard VMAX, ragazzi. Charizard VMAX. Ma sto male. Ma è incredibile. È incredibile, ma che culo c'ho. Ma è una bomba sta carta. Io non so quanto costa, ma è praticamente una delle più rare. Ma che cazzo di culo c'ho. Ma che culo. Cioè, ragazzi, Charizard VMAX. Cioè, ma stiamo scherzando? Ma stiamo scherzando veramente? Cioè, io non avrei mai immaginato di trovare questa carta. Bestiale. Bestiale. Cioè, non ci sono parole, ragazzi. Non ci sono parole. È incredibile. Ma questo box è stato una bomba. Cioè, ragazzi, veramente con Charizard... Cioè, qua dentro spero che non ci sia niente, perché è una cosa allucinante. Allucinante, ragazzi. Davvero incredibile. Non so quanto possa valere quella carta, ma anche se vale un euro è bellissima. È bellissima. Codicino. Guarda, qua andiamo anche veloce perché... Allora, Snubbull, non lo so, Nikit, Larvitar, Durumaka, Energia, Kabu, Solrock, Voltage qualcosa, Sentret, carina anche questa. E abbiamo un Heatran, che comunque mi piace, ma... Ciao Heatran. Allora, oggi abbiamo trovato, ragazzi, il Charizard VMAX, che direi che è una cosa impressionante. Zamazenta, che direi che è strabella. Abbiamo Tania. Abbiamo Mary, che vabbè era la promo. Abbiamo il Lugia. E più di così direi che non potevo chiedere. Come al solito nei miei video faccio un omaggio e in questo video regalerò 20 carte comuni, metterò un paio di reverse doppie che ho e certamente includerò una di queste, ok? Vincerà il premio chi scriverà nei commenti qualcosa e lo farò sapere nel prossimo video. Iscrivetevi al canale, ragazzi, perché insomma il contenuto c'è e fatemi sapere se questi video fatti in questo modo vi piacciono di più. Vi saluto col Charizard VMAX. Ciao ragazzi, alla prossima!